E l'Eterno disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia. Genesi capitolo 7 versetto 1. Cosa posso fare per la mia famiglia? Noè prese Dio in parola, decise di non dubitare, di non discutere, ma di ubbidire a quanto Dio gli comandava. Per lunghi anni si dedicò alla costruzione di quello che sarebbe poi diventato il mezzo di salvezza per lui e per la sua famiglia. Questo impegno richiese sicuramente il suo tempo, le sue energie e l'impiego delle sue risorse economiche. Noè però non guardò al prezzo, si concentrò piuttosto su quello che sarebbe stato il risultato, la salvezza della sua famiglia. Egli aveva compreso che fare la volontà di Dio non si sarebbe rivelato utile solo per la sua vita, ma anche per la vita di quelli che maggiormente amava. Nella nostra famiglia, con le nostre decisioni, possiamo essere motivo di benedizione o di maledizione. Possiamo portare sollievo o preoccupazione. Possiamo unire il focolaio domestico oppure dividerlo. Tutto dipende da quando seriamente prendiamo in considerazione la parola che Dio ci rivolge. Noè ubbidì e fece la scelta migliore. Noi siamo invitati a fare la stessa scelta. Una delle promesse più preziose della parola di Dio si trova in queste parole: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Atti, capitolo 16, versetto 31.